Anni portati splendidamente e forma fisica perfetta, Jane Alexander ha alle spalle una carriera televisiva davvero invidiabile, conosciuta e più come la cattivissima Lucrezia Vanecker di Elisa di Rivombrossa, Jane si è imposta nel mondo dello spettacolo come attrice in film del calibro di Uomo delle Stelle di Giuseppe Tornatore, Prendimi l'anima di Roberto Faenza e non solo. Tra le fiction, per esempio, spicca pure La Freccia Nera. Nel suo curriculum c'è anche Mistero, il programma di Italia 1 che ha presentato da sola nel 2011 e insieme a Paola Barale, Marco Beri, Daniele Bossari, Andrea G. Pinkers, Rachele Restivo e Nicole Pelizzari l'anno successivo. Nata a Watford, Gran Bretagna, Jane Anne Alexander è una delle attrici e delle conduttrici più conosciute degli ultimi anni. Padre britannico e madre croata, si trasferisce prestissimo a Roma insieme alla famiglia. I genitori, attivi nel mondo del doppiaggio, sono determinanti nella sua scelta di impegnarsi fin da giovanissima come doppiatrice. A 16 anni, infatti, comincia a lavorare anche come modella. Il debutto televisivo è del 2001 nella conduzione di Coming Soon Television, a cui segue il game show notturno di La 7 Zengi all'interno del contenitore Call Game. Nel 2007 Jane